Siete pronti? Io qui ho delle domande molto interessanti per scoprire quanto vi conoscete. Allora, iniziamo da Emma. Numero 1. Qual è il vero nome di El Ratón? Manuel Zappadu. Di che segno è Manuelito? Aspetta, ti ho fatto gli auguri per il compleanno. Toro. L'hai presa. Come si chiama il brano d'esordio di Manuelito? Perché ha avuto un brano d'esordio, Manuelito? Sì. Quanti voglio? Ve l'ho detto, ce n'era qualcuno che pizzicava, Come inizia, per? Guarda che poi dopo tocca a te a rispondere. M. U. Multivitaminico. Multiculturale. Multicultural. In che anno Manuelito ha fondato Macete? L'avevi detto una volta. È una statua di pietra, proprio. 2010. Manuel. Quando viveva a Londra, Manuelito ha lavorato da un importante chef internazionale. Questa la so, l'ha detta lui. Gordon Ramsay. Giusto. Che palle, ma quanto parlo? Ma quanto parlo? Cioè, le sai tutte. Ma l'hai detto tu, guarda che tu le cose le hai dette. Il gusto di yogurt preferito di Manuelito. È facile. Pensaci. È perduta, fai qualcosa. La banana. Brava! Oh, bravissima! La risata cattiva. Oh, frate, ho sfondato. Hai già vinto. Di che segno è Emma? Mi hai fatto anche gli auguri per il mio compleanno. Partiamo malissimo, sì, ma non me lo ricorderò mai. Dopo di te. Dopo Toro, che cazzo c'è? Dai, però, cioè, ti ho aiutato subito alla prima domanda, Manuelì. Gemelli. Bravo. Però come vedi, però, l'umanità. Troppo buona. Lo so, me lo dicono tutti. Numero 2. Dove è nata Emma? Firenze. Bravissimo. 3. Come si chiama il brano d'esordio di Emma? Un aiutino? Già glielo ho dato sulla prima. Però quella era proprio facile. Questa? Anto, fa caldo. Temperatura. No, no, rimani su ca. Ca. Lo? Rifero. No. Ok, non te lo prendi, mi dispiace. No. Hai esagerato. Calore. Ah, calore, ho capito. No, questa non te la prendi. Guarda, c'ho l'ansia per te, te lo giuro. Ok. Quanti anni aveva Emma quando ha cominciato a cantare in pubblico? E tu hai cominciato a cantare con tuo papà? Sei sulla soglia del disastro. No, ce la sai. La sai. 8? 9. 9. Quindi è buona. Dai, per farlo rimanere in partita. Va bene. Olè. Ho capito, però. Guarda quanto t'ho salvato oggi. No. Sto sudando. Come si chiama il fratello di Emma? No, io non sapevo neanche che avessi un fratello tu. Ma che brutta persona sei? No, non lo so. Mi hai presentato tuo fratello? Mai conosciuto tuo fratello? No, ma che c'entra? Non lo so, sei tu. Come si chiamano mia sorella e i miei fratellini? Vabbè, ma voi siete tanti. Non vale. Ok, quindi. Passo, non lo passi. So. Passi, perso. Si chiama Francesco comunque. Francesco. Qual è il piatto romano preferito di Emma? L'abbiamo preso pure a cena l'altra volta. Oh, ragazzi! No, scusa. La trippa romana. Non vale. No, vabbè, ma questa la sapevo, dai, abbiamo mangiato la trippa un sacco di volte. L'abbiamo mangiata insieme. Comunque, guarda, ma super parte de che gli hai detto tu. No, non è vero, comunque ho perso. L'abbiamo presa l'altra sera a cena. Vabbè, perché proprio il momento in cui l'abbiamo mangiata tutti insieme. Un po' di solidarietà, dai. Vabbè ragazzi, bravi. Vi volete bene lo stesso? E allora?